Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen e siamo qui oggi con un nuovo episodio dei Cavalieri dello Zodiaco. Soldier Soul. Siamo comunque nel santuario e nell'ultimo episodio abbiamo affrontato Capricorno e Aquarius. È uno scontro più difficile che abbia mai affrontato fino ad oggi in questo gioco. Ragazzi, oggi invece andremo ad affrontare l'ultima delle 12 case, ossia quella del pesci, e combatteremo con Andromeda. Quindi andiamo subito a vedere cosa accadrà nella casa dei pesci. Ok, eccoli qui, guardate. Allora, siamo l'ultima casa, quella dei pesci, ci sono Andromeda e Pegasus. Vedete, Andromeda dice a Pegasus di andare nella casa di Ares, che è il sacerdote, e Andromeda invece si ferma in quella dei pesci. Tenuto il più avvenente, quindi il più bello fra tutti gli 88 cavalieri. Era anche l'assassino di colui che aveva addestrato Andromeda, quindi diciamo del maestro di Andromeda. Per questo Andromeda aveva un conto in sospeso. Ora Pegasus pensa di riuscire a passare, ma in realtà non è così. Vedete, vuole venire il maestro. Guardate che bella la grafica delle armature, sia di bronzo che di oro, come è fatta, ragazzi, è stupenda la grafica. Che ragazzi, saltiamo l'evento, qui c'è lo scontro. Pegasus poi rimarrà praticamente addormentato nel manto di rose che c'è per andare verso il sacerdote. Allora, vince con almeno il 50% di energia residua e atterra l'avversario almeno 5 volte. Eccoci qui ragazzi, allora vince la prova di carne mio maestro. E qui invece pesci ti ridurrà un po'. Ok ragazzi, partiamo subito, cazzo dei cattivi. Ecco qua, ci ha provato subito ad attaccare ancora una volta. Andiamo con di catena di Andromeda subito, me l'ha schivata, ma poi nel ritorno, nel richiamo della catena è riuscito a schivarla. Buono, vediamo qua, non so cos'era questa cosa qui. Qua mi sta colpendo, prima volta. Ecco qua, catena di Andromeda subito, potentissima. Carichiamoci, carichiamoci il più possibile. Andiamo di catena di Andromeda, colpito. Colpito ragazzi, catena di Andromeda ancora. Questa volta me l'ha parata. Ha provato con le rose, ma sono stato colpito. Quindi diciamo che le rose gli danno protezione anche dopo che mi ha colpito. Attenzione qua, che quando ragazzi manchiamo l'attacco è problematico. Qua pesci che nel frattempo si è molto caricato, ma anche noi, vedete? Abbiamo anche il cosmo bello intero. Proviamo una catena di Andromeda, sì, ci sono riuscito. Quindi direi di fargli la mossa finale, vediamo. Sì, eccola qua, mossa finale. Per un attimo ho avuto paura che non fosse riuscito. Guardate, grandissima mossa di Andromeda, ragazzi. E infatti KO. Mi verrebbe da dire, guardando i disegni, scontro fra donne. Passatemi la battuta. Vediamo un po', allora, ragazzi. Grado A, non S però A, quindi già ottimo. Ah, e ho fatto entrambe le sfide, perfetto, mi è riuscito tutto. Allora, ragazzi, ovviamente l'ho battuto la prima volta, ora ci sarà come in tutti gli scontri la seconda volta. E poi sta dicendo che ora morirà lentamente Andromeda dopo che è stato colpito dalle rose avvelenate. Vedete, vuole darci il privilegio di una morte rapida e non lenta e dolorosa. Rosa di fatale incanto, vedete? Ci ha tolto nuovamente l'armatura. Vedete, gli ha tolto l'armatura e catene. Quindi combatteremo ora senza nulla contro pesci. Andiamo avanti. Ecco qua ragazzi, ti mostrerò la mia vera forza, vedete? Non ce l'ho con magnifica eleganza. Ok, stavolta ragazzi questo ci farà il culo, perché siamo senza armatura e senza catena. Infatti è già partito forte. Bella la mossa però che c'ha, bellissima la corrente della nebulosa. E allora la tempesta della nebulosa. No, niente, come non detto, mi ha anticipato. Ah, ecco qua questa specie di presa, io la chiamo così. Siamo ancora qua, se riusciamo a fare qualcosa. Sì, che bella, guardate qua la tempesta della nebulosa, molto bella ragazzi. Qua siamo stati lenti. Ottima ragazzi, Andromeda devo dire che è veramente veramente un personaggio molto forte. E ora qua lo carico per la mossa finale.
その通り。Non si riesce a fare la mossa finale, vediamo. Sì, sì, eccola qua. Seconda volta con la mossa finale anche senza armatura. Mamma mia, corrente della nebulosa fatale. Seconda vittoria. Non mi ha dato molti problemi pesci, ragazzi, rispetto ad Aquarius. Vediamo grado S. Ok, infatti ho preso pochissimi danni. Ragazzi, lo scontro contro pesci è terminato qui, vediamo come prosegue la storia. Ecco qui, allora, pesce è ancora vivo. Dato questa dataggine, mi consiglio di usare la candida implacabile rosa bianca. Ragazzi, non so se ci sarà un terzo scontro, non penso. Se non picca nel cuore, nessuno può evitarla. Non appena avrà subito l'ultima goccia del tuo sangue, cioè quando di rosso morirai, quindi quando diventerà rossa lui morirà. Sono che una rossa vampiro, però lui aumenterà il cosmo Andromeda. Per cercare di evitare appunto tutto questo. Vediamo cosa succede. Sarò di Andromeda, praticamente Andromeda è stato colpito, ma anche pesci. Vedete, dice ad Andromeda che è destinato a morte certa. E ora ringrazio il fratello dicendomi che, come ha promesso, come ha fatto fino all'ultimo. Ricordo che Phoenix si è sacrificato nella casa della Vergine. E qui finisce lo scontro anche contro pesci. Ok ragazzi, allora eccoci qui giunti a un nuovo scontro che è Altura delle Stelle, il nemico è sconosciuto e siamo con Castalia, che sarebbe l'amica, nonché prima diciamo maestra di Pegasus. Quindi vediamo di cosa si tratta, perché pensavo di aver diventato Ares, invece no. Tradizionalmente i gran sacerdoti si recavano all'Altura delle Stelle nel tempio, e non ho letto, per osservare la volta delle stelle e predire il destino del mondo. Questo perché l'uomo vicino a Reame Divino. Trino sacro, precluso anche i cavalieri di Atino. Sacra missione se che si inerpicava sull'altura era quella del cavaliere d'argento Castalia dell'Alta, maestra di Pegasus. Infatti. Perché il gran sacerdote è una figura così amata e rispettata, si è convertito al male. Ha trovato il corpo del gran sacerdote. Sembra deciso da anni. Ciò significa che la parola del gran sacerdote è. E quel cosmo? Niente, capisce che è un impostore. Ecco qui, il cavaliere dei Gemini, cioè il cavaliere dei Gemelli, quindi Gemini, che sarebbe poi Ares. Quindi ecco qui ragazzi, allora, questo è lo scontro che andremo ad affrontare ora. Castalia contro Gemini. Eccoci qui ragazzi allo scontro. Subito vedete il cavaliere, colpo del fulmine, vediamo, sì, preso in pieno. Qua dobbiamo fare attenzione, subito colpo del fulmine ancora. Non si scappa il volo dell'aquila reale. No, nulla da fare, non l'ho colpito. Qua. Sì, mi ha fregato ancora una volta. Ecco qua, però sono riuscito a colpirlo. Volo dell'aquila, vediamo. No, parata. Mi serve tempo per ricaricarmi. Qui volo dell'aquila, nulla ancora da fare. E qua però riesco a colpirlo ancora. Con Castalia, che non toglie molto, però.
Questo è il problema di Castagna. Vediamo qua, niente, vedete, è molto lenta. Gemini la prevede facilmente, riesce a prevenire gli attacchi facilmente qua. Ah, è andato più veloce, è stato più veloce, ragazzi. La vedo dura questa partita, questo scontro. Ok, sta dando non poco più da torcere. Vediamo un po' se riesco la mossa speciale, sì. No, non sono riuscito a farla. Anche qua ancora. Guardate, mi evita molto, molto facilmente. Sono qua. Ecco qua, vedete come schiva. No, è riuscito a farmi la mossa speciale, la sua mossa speciale. Quella dell'altra dimensione, guardate che figata, ragazzi. Mi ha quasi praticamente battuto ormai. Nulla da fare. Ah, ecco qua, mossa dall'alto. Siamo allo scontro praticamente finale, ragazzi. Ragazzi, ho la mossa finale. Vediamo se riesco a batterlo con quella. No, mi ha anticipato la mossa finale, ragazzi. Di pochissimo, non sono riuscito a farla. Guardate qua, ragazzi, scontro all'ultimo sangue. Vediamo qua se riesco, sì, l'ho colpito. Vediamo qua ancora. Sì, ce l'ho fatta, ragazzi. Di veramente, veramente poco. Guardate quanta vita me l'ha rimasta, ma ce l'ho fatta. Difficilissimo. Infatti il grado è D, ragazzi, veramente difficile, perché Castaglia toglie poco e Gemelli è molto forte. Ragazzi, qui vedete, ci è mancato poco. Ma lì ora sa la verità. Il Gran Sacerdote è un impostore. Vedete, qualcuno ha assunto la sua identità per uccidere Atena 13 anni prima, e lei sa anche chi è. Non c'è tempo da perdere. Deve raggiungere Pegasus. Ok, ragazzi, allora eccoci qui giunti agli ultimi due episodi. Vedete, c'è questo qui e infine c'è l'ultimo punto interrogativo. E dopodiché il capitolo del santuario è completato. Questo livello si chiama Via per il Gran Sacerdote e sarà livello 1.16. Probabilmente sarà solo filmato, non so se ci sarà qualche nemico, io ora non ve lo so dire. Presumo che sarà solo filmato per poi portarci alla finale, gran finale contro Ares. Però ragazzi, non lo so, non l'avendolo mai fatto. Quindi nel prossimo episodio ci saranno gli ultimi due appunto episodi della saga del santuario che andremo a completare, per cui trasferirci nel secondo capitolo, quello di Asgard. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate like, commentate, condividete. Se non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!